sono il possessore del mouse peggiore del mondo. Sì, avete capito bene, non il mouse brutto, diciamo un po' che, diciamo, non è adatto, un po'... No! Il mouse peggiore sulla faccia della terra, è schifoso! Non riuscirai a credere ai tuoi occhi. Andiamo, dai. Tu non sei pronto per vedere il mouse peggiore del mondo. Te pensi di essere pronto a vederlo. Te ti aspetterai un mouse magari un po' vecchiotto, così... No. Te hai sbagliato il video. Questo mouse penzola! Guarda! Guardalo! Guardalo! Guarda quanto è fiero! Guarda! Osserva! Fetore! Fetore! È della Apple! È della Apple! Un titolo di questo genere non potrebbe essere associato a nessun altro prodotto! Guarda! Guarda la mela! Devo commentare, madonna ragazzi, ma lo vedi? Gli occhi ce l'hai in capo! Ma ti vuoi rendere un po' conto di questa roba? Guarda! Madonna! Tondo proprio! Tondo! Monotasto, Dio caro, il filo di un millimetro, mostruoso e pestilenziale. Questo mouse sgocciola. Madonna che patacchio, ma ti rendi conto o no? Cioè, secondo te questo mouse, cioè, nel senso, è un mouse che si può usare per lavorare, secondo te, oppure no? Sinceramente, non è che, cioè... Ma, sai, bisogna, per fare un oggetto adatto, devo studiare l'anatomia della mano e il modo in cui la mano... Ma secondo te questo rispecchia l'anatomia corretta di una mano? No, perché è troppo regolare. Cioè, è rotondo, è una sfera, sì. Così, cioè... Sì, ma come fai a usarlo? È lezzo proprio! No, perché scusami, quando ti crea un mouse, come fai a tenere una cosa così? È meglio una cosa così, è molto meglio. Cioè, ma come si fa? Ma non poi... Insomma, perché... Ma poi è dell'Apple, no? Quindi le persone pensano che una cosa... Creata dall'Apple sia per forza un prodotto di qualità, non è che pensano, no, magari in qualche caso... No, perché in Italia io sento da ogni parte, no, che quello che chiamano gli italiani brand, che poi è brand... Non brand, è quella è brand. Sì, quella brand è importante più della sostanza, più del materiale con cui è fatto, perché me lo dice l'argentiere, Raspini, mi dice... Raspini? Un gioiello di plastica. Però se c'è un brand italiano... Allora, brand, quello di plastica diventa diamante, diventa, anche se non è. Diventa di valore. Non rispetta l'anatomia della mano per rendere più comodo l'impugnatura. No. Seconda cosa, ha un pulsante solo, uno. Quindi se tu vuoi copiare una cosa, tu non è che puoi fare... Perché c'è un solo tasto, no? Per cui tu devi tenere premuto un tasto e poi schiacciare. Perché sul Mac è così, sì, non so se ti ricordi. Sì, sì. Ora, lasciamo stare il fatto che... non ha il laser che ha pallina, perché è vecchio, è ovvio che è così. Quindi noi non vogliamo criticare ciò che è scusabile, perché a quei tempi tutti i mouse, bene o male, avevano una pallina. Però, ascolta, abbi pazienza, cioè, tu fai un mouse e fai un filo che forse è mezzo metro. È lezzo! Cioè, se io lo metto qua, ti rendi conto? Ma ti puoi rendere conto? Guarda, guarda, non arriva! Aspetta, oddio, guarda dove arriva! Non arrivi qua, come si fa? Perché? Lezzini proprio, guarda, madonna, devi metterlo qua su, ma poi anche se lo metti lassù, comunque non ci arriva, vedi, se io lo metto là... Arriva appena sul piano. Arriva qui, cioè se ti vuoi, come l'hanno fatto? Perché? Lezzo, ma guarda! È merdoso, madonna ragazzi! È vero che alcune tastiere avevano la porta USB incorporata direttamente sulla tastiera, però se tu non possedevi quella tastiera, incontravi appunto quel problema lì. Quindi o avevi anche la tastiera per filo e per segno come volevano loro, se no niente, questa cosa non usavi. Ma vedi che presunzione, no? È ingiustificabile. Io adesso lancio una sfida a tutte le persone che hanno visto questo video: se tu riesci a trovare un mouse peggiore di questo che non sia rotto, vinci una maglietta Ace Gamer. Roba da matti. E noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Ma è vero che si chiama Raspini? Come? Sì, perché... Ma che vuol dire? Io non mi ha preso in giro.